Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Prontissimi come sempre anche per questa terza parte dedicata alla nostra cucina. Ormai lo sapete, ci siamo in compagnia del nostro Marco Tomberli. Buonasera a tutti, buonasera. Il nostro chef emergente della Toscana. Ebbene sì. Allora, oggi un ingrediente dovevi usare bello, un alimento di stagione. E infatti ti aveva lanciato la sfida. Mi ha lanciato una sfida meravigliosa Marco. Perché sa Marco quanto ci piace lavorare ingredienti ultra stagionali. E oggi celebrare questo ingrediente che è in piena stagione è perfetto. Quindi farò una ricettina di stagione a tutti gli effetti. Allora iniziamo. Iniziamo subito. Allora andiamo con gli ingredienti, sì. O vado su... Eccoli. Prego, qua. Allora, dei baccelli freschissimi, cipolla dorata, un pezzo di prosciutto o di lardone, un grumolo di scarola o lattuga, sale, pepe e olio extravergine. Cubi, ovviamente. Allora, questi sono gli ingredienti presi direttamente dal libro dell'Artusi. Infatti il grumolo è un pugnello di insalata, quindi un po' a occhio. Quindi sempre ricette un po' fatte senza una chiara lista ingredienti, ecco. Andiamo a scaldare il goccino d'olio innanzitutto nella pentolina. Mi piace tantissimo il tuo outfit. Hai visto, oggi sono black. Sei tutto un fuoco oggi. Sì. Ora con la primavera c'è anche le temperature che si alzano, quindi top. Allora, altro ingrediente, cipolla dorata. Là, mi raccomando, quando si sbuccia la cipolla, togliere solo il velo che le riveste, non gli altri petali della cipolla. Questo ci consente di sprecare il meno possibile e usarne di più anche. Una bella foglia di insalata l'abbiamo data alla nostra iguana. Sì, e gli è piaciuta tanto. Non so se aveva fame o questa scarola era particolarmente gustosa, però le è piaciuta ma molto. Ma secondo me era abbastanza gustosa. Poi questa... Se l'è meritata. Se l'è meritata, vero? Dai, è stata buona tutta la puntata. Il nostro Godzilla. Nome meraviglioso. Meraviglioso. Allora, si va a tagliare fine fine la cipolla. Attento a piangere. Ma lo sai che sono molto sensibile io? Io anche col porro piango. Ecco, sì. Cioè, quindi pensate... In cucina. In questi casi come si può fare? Indossare un paio di occhiali? Allora, c'è chi mette gli occhialini da piscina, però la scena di te che taglia le cipolle con gli occhialini da piscina non è un granché. Poi rischi che parta un dito, eh? Sì, perché poi si appannano, no. Meglio no. Piangere del dito, sì. Giusto? Il brutto è che non è che piangi perché ti lacrimano gli occhi, ti bruciano. È quello la parte odiosa, che d'altra parte non ti si può fare nulla, Alcuni dicono di mettere un mezzo limone in bocca, che può aiutare. L'unica cosa che può aiutare è metterle un po' in ammollo in acqua fredda per un'oretta, ma diciamo che attenua un po' il dolore, però e brucia uguale. Vedo tanti baccelli già pronti. Tanti baccellini, guarda, si stanno allungando, Almeno si sente la qualità, perché grazie. Prima di cucinare qualsiasi prodotto nella va assaggiato. Nostra cooperativa Terre nell'Etruria. Certo che sì, acquistati alla Coop. Vi dicevo, freschissimi, perché il baccello quando è fresco deve fare un suono, come possiamo dire, legnoso. Cioè un legnetto che si rompe. Ora vi faccio sentire questo baccellino. Allora, non guardate il colore è verde. Possono esserci delle macchioline, ma dovute a alcune... insettini o altre patologie tra virgolette. L'importante è che sia, sentite, clac, deve fare clac quando si rompe il baccello e poi si vanno a prendere le fave all'interno. Allora, più è flaccido il baccello, più le fave sono amare, perché tirando l'acqua evapora l'acqua in un certo senso e quindi la fava rimane più rinseccolita e più astringente, quel gusto particolare alla fava di allappare un po' la bocca, ecco.
Invece quando sono freschissime, no. Se poi volete togliere l'amaro alle fave, c'è un trucchetto. Lo sapevi, Carlotta? Anche qui, quindi. Sì. Ok. Un segreto per togliere l'amaro da queste favoline è sbucciarle. Toglierle il picciolo sopra e poi togliere la buccina. Vi dimezzerà la grandezza la della fava, purtroppo. Ma... però all'interno avete due mezze fave dolcissimi e veramente buonissime. Ma questa alla fine sono... quanto aspettavi per dirmelo? Stavo già finendo. Però è antipatico, è tipo semi di girasole, poi dopo un po' ti rompi le scatole e non ne mangi più. Ma secondo me invece sono come le ciliegie. Eh sì, quelle sono meravigliose. Uno tira l'altro. Allora, sbucciandole poi le potete mettere a essiccare e avrete le fave secche che si usano molto spesso per zuppe di legumi, zuppe di fagioli, fave, orzo, farro, tutti questi legumi tutti insieme, viene una cosa meravigliosa, vecchio stile ma buonissima. Allora, mentre la cipolla sta andando, io vado a mettere dentro un pezzo di prosciutto o lardone. Perché si sposa bene? Si sposa moltissimo. E poi perché ai tempi dell'Artusi, essendo una ricetta proprio dell'Artusi questa, si metteva la parte più gustosa come prosciutto e lardone proprio in sostituzione di sale e altri ingredienti che dessero un po' di speziatura, perché lardo e prosciutto sono speziati di suo e poi danno quella ricchezza in più al piatto che la metà basta, ecco. Tagliamo a cubettini piccini. Ricordiamo piccini piccini perché se è un prosciutto fresco allora anche un pochino più grossi, ma se è stagionato tenderà a asciugarsi e quindi meglio che siano piccolini piccolini. Anche per dargli la stessa cottura poi. La stessa cottura e la parte croccante. Croccante. Croccante e gustosa ovviamente. C'è tutto, non vedo l'ora qua di fare questo assaggio. Guarda, poi cosa andiamo a mettere? Un pochino di pepe. Perché a noi ci piace particolarmente speziato e si fa cuocere un attimino. Questa è una ricettina semplice, facile, guarda, fatta in 20 minuti al massimo. La parte più rognosa è mettersi a sbucciare le fave. Eh sì, mi sa però, che devi sbucciare perché le sto mangiando tutte. Però mentre sbucciate le fave potete pensare anche a metodi per usufruire del baccello, perché in tanti penserete il baccello va buttato via. Allora, il baccello è buono, è commestibile, si può mangiare, risulta un pochino astringente in bocca perché il peletto che c'è dentro lo fa risultare così, questo bianco che vedete, però lo potete rimuovere sbollentandolo in acqua bollente. Quindi sbollentando il baccello poi potete farlo in umido come i fagioli serpente, come i piattelli, come qualsiasi altro legume, al pomodoro in bianco, e viene una zuppa di fave, di baccelli, perdon, meravigliosa. Quindi utilizzate anche il baccello, anche quello dei piselli per esempio, che è molto più delicato, è molto molto buono per creme o sformatini, che so, condirci un primo, un risotto. Quindi sono malleabili. Ma noi si mette qui, no? Un po' di fave? Dai, mettiamoci un po' a sbucciarle tutte e due, almeno si collabora. Oh via. Tanto tra un po' si finisce perché qua la cipolla è già imbiondita. Vi ricordo, questa è solo nell'attesa della cipolla si asciughi un attimino. Poi andremo a inserire le fave che rilasceranno acqua all'interno, quindi stuferanno. E concludiamo con una parte insolita, perché l'Artusi mette in realtà la lattuga, non mette la doppia scelta tra lattuga e scarola. Però io ho voluto mettere la scarola perché è un'insalata buonissima cotta e quindi si sposa bene con questo stufato di fave. Come va l'artusino? L'artusino va molto bene, adesso siamo usciti da questo tour de force di Pasqua e 25 aprile che ci ha regalato tante gioie da parte di tanti clienti che sono venuti a trovarci e ora siamo carichi per poi buttar giù le idee per le il menù estivo. Le signore di Cerbaia? Le signore di Cerbaia sono meravigliose. Tutti i giorni ci vengono a chiedere se come va, come non va. Sono meravigliose, veramente. Allora, mi prometti che un giorno ti segni tutti i nomi e le salutiamo tutte? Allora, dovrò prendere un pezzettino di Simone allora per salutarle tutte, perché se no non ci si fa in questa mezz'oretta. Perché sono non ci credete, ma sono tantissime.
le meravigliose signore di Cerbaia. Panchinare, pardon, perché panchinare. Panchinare di Cerbaia. Ecco qua. Ora abbiamo finito di sbucciare questa parte delle fave. Andiamo a inserirle all'interno della cipolla. Così, a crudo. E queste? Anche queste. Beh. Te le rubo tutte. Guarda, ta-ta. Sparite. E si vanno a rosolare. Però non si sbucciano queste. No, queste no, perché con la cottura un po' lì si smorza. Ci vuole troppo. Eh sì, Poi pensate che togliere tutte le buccine equivale a perdere metà del peso, quindi raddoppia il prezzo al chilo di quando l'acquistate. Quindi le fave è meglio mangiarle così. Sono un pochino amarognole, però è quello. Le fave sono così, bisogna accettarlo per quello che sono, ecco. Non potete capire il profumo. Qui c'è il mix tra cipolla e prosciutto che no, a metà vabbè. Basta. Questo profumo è una cosa di... cioè, non si può descrivere. Poi andiamo. L'insalata. La scarola. Come vedete la scarola è di due colorazioni, verde e bianca, bianca-gialla, e viene fatta questa trasformazione mettendo l'insalata al buio. Quindi l'insalata da verde che è viene aperta tutta, messa al buio e piano piano, sempre attaccata alla pianta in terra, e piano piano diventa sempre più chiara e dolce ovviamente. Ecco, la tritiamo bene. Questa è una delle insalate che preferisco perché, te l'ho detto, cuocendola tira fuori dei sapori meravigliosi. E si butta un grumulo di scarola. Come avete visto, il grumulo era chiaro e netto, vero? Era un grumulo. Alla nostra iguana è piaciuta tantissimo. Sì, quindi anche lei ha mangiato un grumulo di scarola. Buona intenditrice. No? L'ha mai mangiata una scarola così buona? Ben via. Massimo anche lattughina, ogni tanto. Ci voleva Tadà. Meno male che la dottoressa l'ha portata a Tadà, almeno ha visto anche un bello studio. Ora, mi va per nulla, ma invece in un negozio di animali, magari con gli altri animalini accanto, qui ha visto colori, belle persone, quindi ho mangiato una buona insalata. Chef emergente della Toscana all'opera. Eh sì, e qui bisogna fare un lavorino certosinico. La servita di persona. Non l'ho condita, perché agli animali il sale e il pepe dà noia, quindi scondita, no. Però è buona uguale. È saporita allo stesso modo, via. Allora, a che punto siamo però con la nostra ricetta? Qui, guarda, basta far appassire un attimino la scarola con le fave, si abbassa un attimino il fuoco e si copre. Nel frattempo si può fare delle chips, tra virgolette, perché mi ricordo che Marco mi lanciò un assist su una ricetta vecchia ma in chiave rivisitata. No, ma soprattutto queste mi piacciono tanto. Allora andiamo a prendere. Cosa aspettiamo? Abbiamo 10 minuti. 10 minuti, facciamo altro che chips. Ecco. Tac. Cosa ci fai? Cosa ci fai, Marco? Allora, scaldiamo bene 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 una padella antiaderente. Poi col prosciuttino. Allora, quando si va a tagliare il prosciutto, ricordate, la cotenna non la togliete tutta intera, ma tagliate solo una parte, la parte che dovrete utilizzare, perché almeno la cotenna continuerà a proteggere il prosciutto. Vedi? Ho tagliato solo la parte che mi serve e ora vado a tagliare delle sottili fettine. Quante? Ma direi 4-5. Tanto per riempire il piattino e dare una decorazione un pochino più scenografica. Perfetto. Dopodiché? Dopodiché? Cosa succederà? Succederà che andrò ad impiattare questa meravigliosa zuppa che potete mangiare anche fredda. Perché è buona anche fredda. E poi insomma stiamo andando incontro all'estate. Quindi le temperature si alzano. Di conseguenza le zuppe ci piacciono anche fredde. Sì, infatti questa è una delle tante zuppe che si possono mangiare fredde, come le creme di verdura, come vi dicevo, di fave, la crema con i baccelli, di piselli. Le creme sono meravigliose anche fredde, magari aggiungendo un formaggino un po' meno stagionato a cubettini,
anche tiepida, non tanto fredda, però sono la fine del mondo. Guarda come ovviamente si ritira. Si ritira perché perde sia l'acqua che il grasso. E nel suo grasso andiamo a rosolarlo. Non va buttato via il grasso. Assolutamente, il grasso del prosciutto è buonissimo. Quindi non scartatelo quando mangiate il prosciutto crudo, perché questo è il grasso buono. Fa meno male cioè il grasso di un prosciutto piuttosto che una fettunta. Quindi lasciatelo, è buono, saporito, è quello il prosciutto. Deve esserci la carne e il grasso. E l'unione delle due dà un prodotto semplicemente meraviglioso. Poi noi in Toscana ne sappiamo qualcosa, visto che abbiamo il nostro prosciutto autoctono. È molto più salato il prosciutto, il nostro prosciutto di Parma o il San Daniele, ecco. Il nostro è prosciutto tirato, bello, bell'arcigno. Allora, mi ha fatto venire abbastanza fame. Ha visto? Quanto ci vuole per ultimare il piatto? Guarda, il prosciuttino adesso l'abbiamo rosolato. Per dargli la croccantezza non basta rosolarlo, bisogna asciugare quel minimo grasso che ha rilasciato in cottura. Quindi andiamo a prendere, facciamo sgocciolare sulla padella e lo adagiamo qua. Qua si spenge, se no così lo Scottex assorbe la minima percentuale di grasso. In questo grasso qua ci potete saltare quello che volete. O una mezza cipollina e poi faccio un soffritto, un goccio di pomodoro. Buona. E ci via. Mi piace la cipollina. La cipollina qualsiasi, bianca, rossa, dorata. Un fondo di cipolla, pomodoro, magari una scaglia di parmigiano dopo. E va bene. E abbiamo utilizzato un minimo grasso del prosciutto, invece di buttarlo via o aggiungere olio, abbiamo risato il grasso. Quindi è tutto un riciclo, la cucina è bella anche per quello. Però te non puoi farmi assaporare queste cose perché sei così bravo a spiegarcele e poi non me le fai. Ma la prossima volta lancio l'assist a me stesso, visto che martedì ci sarò, farò una ricettina con fondo di grasso di prosciutto e cipolla. Poi tutto il resto allora è noia. Martedì prossimo. Allora, andiamo a impiattare. Mi piaci sempre di più. Sempre di più. Sono come il vino, più vado avanti meglio è. Fino a una certa che poi diventa aceto e quindi diventa un buon aceto e cambia. Ecco qua. Questo è adattabile a un contorno, bello strong, o un antipasto, ma si adatta a tutto perché è veramente gustosissimo e di stagione. Pronto a scattare la foto che sarà postata dove? Sugli account ufficiali di RTV38, su Play38. Bravissimo. E di conseguenza anche sugli account social dell'Artusino, dove potranno ritrovare anche gli ingredienti. Bravissimo. Ecco qua. Con questa decorazione fatta all'ultimo bellissimo minuto. Bellissimo anche la scelta del piatto, il colore dico. Per staccare. Non lasciate mai niente al caso. Tutto studiato, tutto. Sembra che non lo sia, invece sì. Un minimo ci si studia, sai. Poi se non studi te, il nostro chef emergente. E io non ti ho portato toscano. Preferisco il cucchiaio perché almeno non stai lì a infilzare le favine, ma si fa. L'importante è non bruciarsi. No, dovrebbero essere abbastanza calde. Devi sapere che mi sono scottata settimana scorsa, di conseguenza sono rimasta. No, anche perché sei costretta a mangiarlo proprio subito, quando in realtà tutte le preparazioni, io dico dell'Artusi, ma storiche della cucina tradizionale, sono sempre più buone il giorno dopo. Perché tirano i sapori, tirano i gusti e quindi il giorno dopo sono sempre più buone. Però fermi anche tutti. Espresse. Non hai preso appunti? Perché questo bisogna rifarlo. Questo semplicissimo. Rapido, tre ingredienti, meglio di così. È buonissimo. Per mangiare le fave in un'altra maniera, invece sempre crude con il pecorino, che male non fanno, perché io con una forma di pecorino e un cesto di fave posso andare avanti una giornata. È eccezionale. Però così sono una in chiave antica, come la faceva il nostro Artusi, però sempre attuali. Allora,
piatti presenti in menù adesso da voi? Allora, piatti presenti sono tantissimi, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti durante questo fine settimana, specialmente per i cappellacci di fagiano che facciamo noi con un sugo di carne dell'Artusia, che è un fondo di carne ristretto. E poi piatti immancabili come il pollo in porchetta, ovvero la porchetta fatta col pollo al posto del maiale, la rosticciana rotolata, un must che non manca mai nel nostro menù, un piatto tipico dell'Aretino. E per poi andare con i primi, che sono tutti fatti in casa con pasta che avete visto anche voi in diretta, trafilata a bronzo da noi, la pasta ripiena. Abbiamo fatto dei ravioli all'aglione per Pasqua che sono piaciuti, e quindi a giugno, quando ci sarà l'aglione di stagione, li rifaremo. E per poi concludere con dei dolci sempre nuovi e sempre di stagione, anche lì partendo dalla frutta nel barattolo, che a seconda della stagione e a seconda della frutta presente sul mercato la facciamo sottovuoto in alcuni barattolini pronti, con vin santo, con vino rosso. E poi abbiamo delle torte fatte in casa, come la torta al cioccolato e pere, che non può mai mancare, oppure gli gnocchi di latte dell'Artusia, che sono degli gnocchi di crema pasticcera gratinati come fosse una crème brûlée, che sono la fine del mondo. Piatto? No, vabbè. Guarda, piatto estivo, invernale, puoi mangiare caldo, freddo. Sono piatti, il nostro menù lo puoi mangiare sempre. Ora, ma ovviamente, quanto sei bravo, Marco? Abbastanza. Allora, speriamo di andare sempre meglio, perché si migliora sempre di più. Quindi, detto questo, quindi ci vediamo. Dove vi trovate, precisamente? Allora, noi siamo a Cerbaia, comune di San Casciano in Val di Pesa, in Piazza Monumento, e siamo aperti tutti i giorni escluso il martedì, pranzo e cena, e vi aspettiamo per celebrare il prossimo 1° maggio insieme a noi. Quindi sarai con noi anche il prossimo martedì. Prossimo martedì, e mi lancio l'auto assist di prosciutto cipolla come soffritto. No, vabbè, e non qui vedo già l'ora di averti con bene. Noi. Grazie Marco per essere stato anche con grazie noi. Grazie a te, Carlotta. Adesso devi sapere che domani Tadà non ci sarà, perché giocherà in Fiorentina. Ah già, c'è il recupero. Bravissimo. Quindi torneremo in diretta puntuali 17:15 da giovedì, ovviamente. Adesso spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana. Ciao e buona serata a tutti, ci vediamo giovedì. Muah.